Io ho realizzato questi cornetti con metà dose. Prendiamo la farina, sbriciliamo il lievito di birra, mettiamo le uova e il tuorlo e l'acqua. Azioniamo la planetaria a velocità minima per 5 minuti. Quando gli ingredienti si sono incorporati, aggiungiamo il sale, lo zucchero e aumentiamo la velocità. Quando l'impasto sarà ben formato ed elastico, aggiungiamo il burro poco per volta. Io l'ho aggiunto in 3 volte. Portiamo a incordatura. Per aiutare l'incordatura, ogni tanto spegnete la planetaria, raccogliete con una spatola l'impasto rimasto sulla ciotola e poi azionate nuovamente. Ottenuta l'incordatura, prendiamo l'impasto e mettiamolo dentro un contenitore, lo chiudiamo e mettiamo in frigorifero a 5 gradi per tutta la notte. Prepariamo il burro, lo rendiamo un rettangolo grande abbastanza da poter restare al centro poi del nostro impasto. Prendiamo l'impasto dal frigo e stendiamolo in un rettangolo, non molto grande, ma abbastanza da poter far incassare il burro. Il burro andrà nell'immezzo e i lati non dovranno sovrapporsi quando lo incassiamo. Mettiamo il burro al centro e richiudiamo l'impasto come se fosse una finestra. Poi stendiamo e diamo la prima piega a 3. Senza attendere il riposo in frigorifero, diamo la seconda piega a 3. Allunghiamo il nostro panetto in un rettangolo lungo e stretto e diamo la seconda piega. Poi mettiamo in frigorifero a riposare 40 minuti coperto da pellicola. Riprendiamo il nostro impasto, diamo una ultima piega a 3 e rimettiamo in frigorifero coperto da pellicola per almeno un'ora o anche più. Trascorsa almeno un'ora, io ne ho fatte passare 2, prendiamo il panetto e lo stendiamo in un rettangolo. Deve essere 20 cm come larghezza e come lunghezza non c'è una misura specifica. Deve essere spesso circa 3-4 mm.
Ottenuto un rettangolo spesso 3-4 mm, ogni 10 cm facciamo un segnetto e sarà il nostro segno per il croissant. Scherzavo, per il cornetto. Allunghiamo leggermente il triangolo senza strappare la pasta. Arrotoliamo dalla parte larga verso la parte stretta, tenendo sempre la fine, la linguetta, sotto, perché sennò in cottura poi si apriranno. Mettiamoli su una teglia da forno, ricopriamo con un canovaccio e mettiamoli dentro ad una busta per alimenti. Poi facciamo lievitare un paio di ore. Io ho fatto l'errore di metterli fuori all'aperto ed oggi fa veramente caldo. Si sono sciolti. Non ho un risultato da farvi vedere, però comunque in cottura hanno reso bene. Prima di cuocerli, spennellateli con albume d'uovo e zucchero semolato. Poi cuocete a 200 gradi per 15 minuti o comunque fino a che sono belli dorati.